Chiamate panteismo, e noi lo chiamiamo in un'altra forma, ma il mistero resta il mistero. Dio è quello che non si può differenziare di nessuna cosa né di nessuno. Dio è presente in tutto. Nel catechismo indiano Dio si identifica con la lettera A. Perché in tutto il vocabolario indiano tutte le lettere sono aga, ga, ka, cha, ma, na. Tutta una A che sta sempre insita in tutte le cose. Quindi, se io voglio difendere la mia identità, la mia differenza, a parte se uno schifa tutti gli altri, perché sono diverso, quindi l'identità confusa con l'identificazione è quello che mi distingue. È quello che mi differenzia. E no, non va così. Beh, non va così per 2/3 dell'umanità. Certo. E noi siamo così abituati a estrapolare le nostre categorie che pensiamo che la categoria di identità è una categoria sufficientemente chiara. È chiara se si capisce, altrimenti è tutto il rovescio. Io che sto un piede in tutti i mondi, posso capire un po' che con identità voi non volete dire identità, ma identificazione. E quindi l'identificazione è quello che mi differenzia, quello che mi distingue. E io non so se la differenza specifica che vuol dire l'essenza, che non esiste in altre lingue, è quello che fa la cosa. Perché questa? Beh, da qui all'individualismo. E c'è un passo, niente, ci siamo, ciascuno è ciascuno, e sono diversi. No, ciascuno è unico, ma per parlare adesso in linguaggio più cristiano, c'è un salmo che a me quando lo dico, io piango a volte, perché capisco la forza. Miserere mei domine, che ha pauper sum. Avi pietà di me, Signore, perché sono un povero uomo. Che poi nell'ebreo non esiste. Nel latino sì, ancora lo dice. E le traduzioni nuove edulcorano la frase. Miserere mei domine, che ha pauper sum, et unicus. Unico. Nessuno prende il mio posto. Nessuno mi può sostituire, sono unico e se sono unico sono incomparabile e se sono incomparabile non ho un'identità che si possa comparare a tutti gli altri, ho un'identità che non è identità, che è precisamente l'unicità di ciascuno di noi e trattare ciascuno come unico vuol dire scoprire la divinità di quella persona. Vuol dire che quella persona ha un valore anche unico e se è unico non lo posso comparare. Io risulta che alcuni mi dicono che sono professore di religione comparate, comincio a dire che non si possono comparare. Comparate la religione, ma questo è vero. Non si possono comparare. Ha bisogno di un criterio di comparazione che permetta la comparazione e siamo nell'artificialità. Ma Raymond, questo L'identità. E perciò, quando io voglio difendere la mia identità, è quando la perdo. Se io sto preoccupato per difendere la mia identità, tu devi essere te stesso, senti. Che poi è la perdita dell'innocenza. Quando la mia mano destra sa quello che la sinistra fa, quello non vale. Quando io vedo, che lo dicevo alle sorelle di Madre Teresa, che rispetto, che amo, che ammiro, le care sorelle, che andavo una volta a settimana dalla messa a Benare, che vivevano a 300 metri da casa mia, del tempio dove io vivevo, tutto quello che fate per Cristo non vale niente. Signore, quando ti abbiamo visto? Se mi avessi visto me, l'avrei fatto. Quando tu non vedi a Cristo nel povero, e lo ami per lui stesso. E lo fai? Questo vale.
lo fare spontaneamente, non in virtù di tutto un argomento. E per me questo, perciò la parola di identità, quando io cerco la mia identità, non sono naturale. Cerco che si presenti bene, che faccia una buona faccia, che perdo la spontaneità e perdo la libertà. Tu mi stai confermando la vecchia tesi di un mio amico, un regista televisivo col quale ho lavorato tanto a lungo, un cristiano vero che ha cercato di vivere anche, come dire, con una comunità, cercando di tornare alla comunità apostolica delle origini, coi beni in comune e così via. Lui mi diceva due cose. Diceva, è difficile dire io, è difficile dire noi, perché è difficile dire Dio. Dio, sì. Ora, questo cosa vuol dire? Che la chiave di identificazione, come dici tu, è la chiave che per l'Occidente è interpretato sull'identità invece, viene messa per forza di cose in relazione a una figura di Dio, o all'interpretazione di Dio, a un tutto in qualche modo. Io direi di più del nostro amico. Non soltanto è difficile dire Dio, è impossibile dire Dio. Impossibile. Perciò Dio, tra Dio e l'idolo c'è una differenza molto sottile. Perciò Dio non è un concetto, casomai un simbolo, e il simbolo sempre appunta al di là. Il simbolo sta nella cosa simboleggiata, ma allo stesso tempo lo trascende. Io non posso confondere il simbolo con la cosa, ma non lo posso separare nemmeno, è tutta un'altra cosa, e questa è la complessità della vita, e questo è il mistero divino. E perciò quando facciamo di Dio un monopolio, Dio con noi, noi siamo con Dio, e le crociate in nome di Dio, e la Chiesa in nome di Dio, e non dire il Padre nostro, non pronunciare il nome di Dio in vano, qualsiasi nome di Dio che voglia essere reale è una bestemmia. Dio è quello che dicevo prima, è così presente che non lo posso distinguere né separare né dire questo è Dio, questo non è Dio. Sta per tutto, quello che poi il catechismo, Dio sta dappertutto. Ma come abbiamo fatto la confusione tra Dio e un essere supremo, Dio non è nessun essere. E quando a me dico, ma spiega un po', come mai, lei non crede in Dio? Dio essere supremo? No. E allora dico, e lei perché? E forse avanza la via. Io non sono monoteista. Non sono monoteista. Perché credo nella Trinità. E la Trinità ha questo corollario molto razionale, vuol dire che Dio non è sostanza, saremmo tre dei, vuol dire che Dio è relazione, e in questa relazione ci sono anche io, e c'è anche il mondo, e ci sei tutte le altre cose. Questa è la Trinità, che poi il monoteismo è molto utile per la visione piramidale delle cose. Un re, un impero, una civiltà, una religione, un papa, una. La reductio ad unum, che è un postulato della ragione, non si può negare, non va, non è il criterio della realtà. Quando a me mi chiedono tante volte, adesso faccio una confessione, come mai lei può dire che lei è cristiano e indù allo stesso tempo senza essere sincretista? Io non posso dire sono cristiano e non cristiano. Questo